Ciao bambini! Come state? Anche questa settimana siamo insieme per fare un lavoretto. Visto che siamo nel periodo natalizio, questa settimana andremo a fare questo qui, un bel bigliettino d'auguri di Natale. Vedete? Ta-da! Apro, chiudo, apro. Allora, potete personalizzarlo come volete, sia fuori che dentro. Io qua ho fatto i pacchettini regalo, un pezzo di tronco dell'albero, però voi siete liberi di fare quello che volete, usare il colore che volete. Andiamo a vedere subito cosa ci servirà per fare questo magnifico bigliettino. Cartoncino bianco, cartoncino verde, cartoncino giallo, cartoncino rosso, nastro biadesivo, una matita, forbicine dalla punta arrotondata, una gomma da cancellare, righello e una penna colorata o un pennarello. Perfetto! Siamo pronti allora? Ma prima di tutto, come sempre, sigla! Per prima cosa, pieghiamo il cartoncino bianco alla grandezza che preferiamo per fare il nostro bigliettino. Premiamo bene sui bordi. Aiutiamoci se vogliamo col righello in questa maniera. Prendiamo poi la matita e usiamo la piega che abbiamo fatto al cartoncino come se fosse una riga. E tracciamo una bella linea con la matita. Non si vede bene, ma vi mostro più da vicino. Ecco qui. Adesso ritaglio il cartoncino. Fate attenzione alle dita. E se avete bisogno di più tempo, vi raccomando di fermare il video. Pieghiamolo nuovamente per dare la forma del nostro bigliettino. La piega è evidente. In questo modo, senza bisogno di usare la matita, possiamo ritagliare. Diamo l'ultima rifinitura. Ora prendiamo il nostro cartoncino verde e diamogli più o meno la misura del cartoncino bianco, perché questa sarà la parte esterna del nostro cartoncino. Una volta presa il righello e presa la misura, consideriamo un centimetro in più rispetto alla grandezza naturale del bigliettino bianco e procediamo col piegare il cartoncino verde. Prendete bene la misura e pieghiamo nuovamente meglio. Prendiamo nuovamente la matita e tracciamo la linea come abbiamo fatto prima. Ecco qui, si dovrebbe vedere. Perfetto. Torniamo a tagliare la parte in più del cartoncino. E fermiamoci dove abbiamo tracciato la linea della forma del bigliettino bianco. Tracciamo un'altra linea con la matita, in modo tale da prendere la grandezza esatta.
questa volta non un centimetro in più. Pieghiamolo. Aiutiamoci sempre col righello per piegare meglio il nostro cartoncino. E di nuovo ritagliamo. Ecco qui, spostiamo la parte che non ci serve e adesso abbiamo anche l'esterno del nostro bigliettino che poi decoreremo come meglio crediamo. Tagliamo un altro pezzo di cartoncino verde perché ci serve. Vi spiego subito a cosa. Ok, tiriamo delle linee con la matita e il righello. Di diciamo mezzo centimetro o comunque della grandezza che preferite. E passiamo al ritaglio. Anche l'ultima striscetta è andata, non ci serviranno tutte, ma meglio averne sempre qualcuna in più. E adesso procediamo a piegare la nostra striscettina avanti e dietro. Ecco qua, vedete? E piego da dietro, poi lo rigiro e piego, poi rigiro di nuovo e piego e così via. E dovremo fare questo con tutte le altre strisce. Però dopo le taglieremo alcune perché non possono essere tutte della stessa lunghezza. Ecco qui, procediamo con tutte le altre strisce. Vedete come deve venire? Lo pieghiamo per fare venire una fisarmonica. Vedete? Prendiamo la matita e il nastro biadesivo o lo scotch o comunque qualcosa che abbia la forma di un cerchio. Io uso la penna così almeno voi riuscite a vedere i segni che faccio. Passiamoli attorno al nostro, alla nostra formina, chiamiamola così, io sto usando lo scotch, e facciamo dei cerchi. Io ne faccio 4 e li faccio di questa grandezza, voi però potete farli anche più piccoli o di meno o di più. Però vi consiglio, se ne volete fare di più, di farli molto piccoli perché altrimenti non entrano nel nostro bigliettino, ora capirete perché. Vedete? Ritagliamo. Non so se ve lo state chiedendo, ma in realtà sono così veloce, non nella realtà, ma perché abbiamo aumentato la velocità del video. Voi non andate veloci come sto andando io, eh? Mettiamo da parte quelle che saranno le nostre palline di Natale e prendiamo il cartoncino giallo.
In realtà di cartoncino giallo ce ne serve proprio poco, giusto per fare una stellina. Quindi facciamo la nostra stellina di Natale con la matita prima. In questo modo. Dopodiché prendiamo o una penna o un pennarello per ricalcare solamente le parti esterne della stella, quindi non passate la penna o il pennarello anche sulle linee interne alla stella, non dentro la stella, solo i bordi della stella e il contorno. Prendiamo la gomma da cancellare, facciamo asciugare un attimo un po' la penna e poi andiamo a cancellare le linee interne fatte a matita. Ecco qua, perfetto. Adesso ritagliamo prima un quadratino dove si trova la nostra stella e andiamo a ritagliare, così stiamo più comodi senza tutto quel cartoncino. Io sto tagliando dall'esterno verso l'interno. Fate attenzione perché la stella è molto piccola. Ok, sistemo un attimo. Perfetto. E adesso andiamo a tagliare la stellina a metà. Guardate, a metà. Fate attenzione perché essendo piccola potrebbe rompersi dove non dovrebbe. Perfetto, guardate, questa poi va unita sul foglio, poi vi farò vedere. Mettiamo un attimo da parte la nostra stellina. Prendiamo sia il nostro bigliettino bianco che il nastro biadesivo. Quindi tagliamo dei pezzettini di nastro biadesivo piccoli quanto piccoli sono i bordi delle striscette e li mettiamo su tutte e due le estremità delle striscette. Adesso facciamo una prova con questa prima striscetta verde che abbiamo. Ok, quindi incolliamo bene il nastro biadesivo e poi togliamo l'altra parte che copre la colla. Ok, attacchiamolo solo da un lato del bigliettino e chiudiamolo. Non troppo al centro, vi raccomando. Ecco qui, verrà una sorta di bigliettino pop-up. Andiamo a fare questo con tutte le altre striscette verdi. Attacchiamo il nastro biadesivo. Le ultime due striscette verdi tagliamole sempre un po' più piccole in modo da avere la punta dell'albero. Quindi ritagliamo prima le striscette. Una un po' più piccola dell'altra. Attacchiamo il nastro biadesivo. Poi lo stacchiamo e posizioniamo la striscetta non proprio sotto dove c'è l'altra, ma un po' più distante in questa maniera. Io sono partita dalla parte centrale dell'albero perché stavo facendo una prova. Voi potete o seguire me oppure partire dalla parte più larga, che è la parte di sotto, la parte iniziale dell'albero. Andiamo a fare questo con tutte le striscette. Ricordiamoci che quelle in alto sono un po' più piccole, vanno tagliate in modo tale da avere la punta dell'albero.
Quindi procediamo ad attaccare uno dei lati. Togliamo l'altra parte del nastro su tutte le strisce. Cerchiamo con una mano di tenerle ferme per chiudere il bigliettino. Chiudiamo il bigliettino, facciamo un po' di pressione con le mani e voilà! È giunto il momento di prendere la colla. Prendiamo anche la stellina divisa in due, prendiamo una parte della stellina, mettiamogli un po' di colla e attacchiamola su un lato del foglio, al centro, proprio in cima. Facciamo la stessa cosa con l'altra parte della stella, l'abbiamo riunita al centro, perfetto! Adesso prendiamo le nostre palline di Natale, prendiamo la colla e le attacchiamo dove meglio crediamo. Prendiamo la penna colorata o il pennarello colorato e tracciamo una piccola linea, qui vedete? Questi saranno i fili delle nostre palline di Natale. Continuiamo. L'ultima pallina. Ecco qui. Altre due linee. Prendo il righello se voglio, magari, siccome è proprio un pezzettino, non ce n'è neanche bisogno in realtà. Adesso, bambini, potete procedere come meglio credete. E scrivere gli auguri che volete di Natale. Potete anche disegnare, per esempio sotto l'albero potete fare sia il tronco marrone dell'albero sia qualcos'altro, personalizzatelo insomma. Potete farlo come volete, o potete fare il tronco marrone o di un altro colore o qualcos'altro. Prendiamo il nastro biadesivo e attacchiamolo su tutti e quattro i lati del bigliettino, sia davanti che dietro. E rimuoviamo la parte dell'adesivo che non ci serve. Inseriamo il bigliettino bianco nel bigliettino verde. Esercitiamo una bella pressione con le mani per farlo attaccare bene. Ecco fatto, bambini! Ricordate di personalizzarlo, possiamo personalizzarlo anche fuori il bigliettino. Possiamo scrivere quello che vogliamo, disegnare quello che vogliamo. Io lo preparo per Natale, quindi scriverò Buon Natale! Bene bambini, anche oggi abbiamo terminato. Io come sempre vi chiedo se volete di mettere nei commenti una foto del vostro lavoretto, così noi lo vediamo, siamo più contenti, e vi do appuntamento alla prossima settimana!